Ma buonasera a tutti ragazzi dal vostro Cartal Curva Nord! Prima di tutto vi volevo ringraziare per i 4.000 signori, 4.000, ma il video speciale arriverà! Arriverà! Adesso arriviamo a 5.000! 5.000! 5.000! Voglio fare le congratulazioni a questa rometta! E voglio rispondere a uno youtuber della Roma che si chiama Asso, che dice tanto che a noi, a Inter Fiorentina, se eravamo lamentati per l'arbitraggio e che giustizia è stata fatta. Tac! La giustizia è stata fatta pure da voi, però mi sembra. Mo' va attaccata al cazzo. Buonasera al cazzo. Stasera avete abbuscato. Stasera avete abbuscato e non è colpa solamente dell'arbitraggio. No, signori e signori, no, no, no. Questa partita l'avete persa voi romanisti, l'avete persa voi. Anche se nel finale la potevate vincere senz'altro, perché la potevate vincere, appunto. Anzi, no, vincere la qualificazione, portare avanti la qualificazione. Io, a differenza di tutti gli altri, da sportivo, ve dico che quel rigore su di Florenzi non c'era del 3-1. Ma così è la vita! Così è la vita! Come direbbero i francesi, che la frase è pure per loro, visto che sono usciti. C'est la vie! E c'est la vie, Rom! C'est la vie! Mi dispiace molto, ma ve l'abbiate nel culo. E non è che ce l'ho con voi romanisti, più che altro ce l'ho con la classe romanista ipocrita, come appunto il signor Assuccio de Roma. Poi ho amici romanisti, quindi mi dispiace per loro che hanno sperato in questa qualificazione ai quarti di finale, perché era proprio alla portata. Solo che purtroppo, ragazzi, se giocate in questa maniera, Roma mia, fate poco schifo. Perché, vi dico la verità, il primo gol nasce da un'ingenuità, appunto, di Manolas. Costa Manolas. A seconda cazzata la fa a Marcano. Ma pure voi potete giocare con certi scaldabagni in Champions League? Siete voi che giocate con gli scaldabagni in Champions League, non è che ci gioco io. Io domani sono consapevole che forse domani posso via le botte da Francoforte, ma voi stasera mi avete dimostrato che veramente a sta competizione, puh, ci avete sputato, non siete stati cinici abbastanza. Va penalizzato un calcio di rigore, appunto, che per me era inesistente, però la giustizia divina, come direbbe il signor Asso, ha voluto castigare anche a voi romanisti, una volta a noi, una volta a voi. Questa è la vita, signori miei, la dura legge del calcio, una Champions che regala chicche, chicche! Un'altra italiana fuori dalle palle e probabilmente anche moglie farà compagnia. La Merdus sicuramente la prossima settimana con l'Atletico Madrid, perché vincerà Orciolo Simeone. Quindi, che dire ragazzi? Roma, siete stati sconfitti da un errore arbitrale. Avete visto quanto è strana la vita? Avete visto quanto è brutto subire, appunto, cose arbitrali, arbitraggi a sfavore? Lo vedete che cosa vuol dire avere l'arbitraggio a sfavore? Ve l'ho dimostrato stasera nella Champions. Ve l'ha dimostrato Abisso a Inter, Fiorentina Inter. Questa è la dura legge del calcio, ragazzi. Una volta qui, una volta lì. Io una volta me la pio nel culo qua e poi me la piate nel culo stasera. Però peccato che per me me la so pesa nel culo per quanto riguarda la rincorsa Champions e per aggiudicarmi almeno il terzo posto. A voi vi è costato caro, vi è costata l'eliminazione! E che ve devo fare? E che ve devo da fare? Consolatevi, sperate piuttosto che non sprofondate di più, perché si sa che a Roma, da quello che so, quando perde qualcosa, boom!
sprofonda, non se ne trova più. Quindi, che dirvi, ragazzi, la giustizia divina è fatta per tutti. Con questo, ragazzi, io vi saluto. Vi aspetto domani, domani, per il post partita appunto di Francoforte Inter. Dai, è così, arriviamo a 5.000. Grande Porto, Roma, bye, bye.